Eccoci qui allora di nuovo insieme per parlare di Inter. È difficile parlare di mercato in casa Inter perché di fatto praticamente è quasi chiuso il mercato, in sostanza c'è ancora qualcosa da limare, soprattutto dietro, poi ovviamente ne parleremo, però davanti, caro Fusato, 40.000 abbonamenti già staccati, la Lula che torna a essere la coppia titolare, va tutto bene? Ma va tutto bene, vedremo. Di certo c'è entusiasmo, ma questo non è mai mancato. L'anno scorso l'Inter ha vinto la classifica delle presenze allo stadio. Ho notato ieri una prima novità che potrebbe essere argomento futuro o quantomeno nelle prossime amichevoli, che ieri nell'amichevole, praticamente nella sgambata, definiamola così, Inzaghi ha schierato la squadra con il 3-4-1-2, che potrebbe essere una variante al 3-5-2. E l'uno chi sarebbe? Ma l'uno potrebbe essere Mkhitaryan, per esempio, ad oggi. In prospettiva potrebbe essere Dybala se dovesse arrivare. Infatti, perché Mkhitaryan dovrebbe essere l'alter ego di... Insomma, no? Già il 3-4-1-2 potrebbe essere un modulo interessante, anche perché l'anno scorso, secondo me, se Inzaghi ha sbagliato qualcosa è sul fatto di fossilizzarsi sul suo stesso modulo. Metti anche un se... Quando non si vince tutti sbagliano, Inzaghi ha sbagliato Martinez. Sembra che l'unico che abbia sbagliato lo scorso anno sia Allegri. Allegri ha un carico diverso di responsabilità, chiaramente. Vabbè, allenava solo la squadra campione d'Italia. Però non va bene questa proporzione. Allora, se tu ragioni così, quest'anno il Milan è una squadra a battere e se non vince lo scudetto è un fallimento. Non un fallimento, ma confermarsi sicuramente sarebbe una cosa importante. Alla fine vinci una sola, poi... c'è modo e modo di... Non ci sono più le mezze stagioni. Se c'è modo e modo di vincere e di perdere, che fosse l'Inter fosse arrivata a 30 punti dalla prima in classifica, sarebbe stato disastroso. Secondo, se sempre secondo, derby. Scusami, pazienza. Nel derby, se vinci quel derby, però adesso non è che ogni volta che si parla di Inter parlare del derby perso piuttosto che fatto che si sia arrivati vale secondi. Solo per la Juve? No. Per la Juve è un altro discorso, perdonami. La Juve fino a marzo non era sicura di andare in Champions. Quindi il fallimento, se voi lo volete intendere così, è ben diverso. Io credo che l'Inter stia facendo un'ottima campagna di rafforzamento, anche perché sta cercando di supplire a quello che è mancato l'anno scorso, le seconde linee. E mi sembra che gli ingressi di Aslani e Mkhitaryan in tal senso siano importanti. C'è stata questa occasione di prendere Lukaku, è chiaro che tutti si aspettano i 40 gol, vediamo, è sicuramente un giocatore che in Italia ha fatto la differenza. Io non credo che la campagna acquisti dell'Inter sia finita. Ecco, se poi ne parleremo, perché soprattutto sul discorso difesa dobbiamo dire ancora delle cose importanti. Ci sono un po' di cessioni anche. Ci sono anche le cessioni, assolutamente sì. Il caso Skriniar Bremer lo analizzeremo tra un attimo. Massimo, è un Lukaku che torna e... è pronto a ritornare a essere il Lukaku di 2 anni fa? Ti porti dietro qualche dubbio per l'annata al Chelsea? Ti porti dietro qualche dubbio perché non c'è Conte ma c'è Inzaghi? Come valuti il rientro di Lukaku in casa Inter? Ma dal punto di vista tecnico hai riassunto te quello che penso, nel senso che comunque il valore assoluto del giocatore c'è un punto di domanda sul fatto che ha fatto due grandissime annate, prima e dopo non ha pienamente convinto, anzi dopo, e quindi al Chelsea, in una squadra che è arrivata terza, in una squadra che ha segnato, se non sbaglio, 80 di gol, ne ha fatti solo 8. E quindi qui mi viene da farmi una domanda, sicuramente, però io credo che il giocatore sa che è tornato con una scommessa da vincere. Poi è logico che è una scommessa poi che vincerà più il Chelsea che forse l'Inter, perché se lui dovesse fare bene, chi ci andrebbe a guadagnare a livello forse economico sarà il Chelsea. Cioè, ci sprega che Lukaku possa fare bene. Sugli altri giocatori, io credo che sono stati individuati dei giocatori che, come ho detto prima, vedi che qui
cade a fagiolo il fatto, per esempio, ho preso Bellanova, giocatore che è appena retrocesso, non ha mai giocato né al Bordone né all'Atalanta, e c'è un punto di domanda, eppure è stato preso all'Inter, che è una delle squadre candidate per vincere lo scudetto. Mkhitaryan è in senso assoluto un buonissimo giocatore, a me piace tantissimo, però poi alla Roma non ha mai inciso per arrivare a fare qualcosa di importante. Quindi voglio capire, io ti dico una cosa, in settimana un mio amico ha detto ai lavori, contratto con una persona importantissima dell'Inter, sì? Importantissima, il quale gli ha detto, gli ha confidato, ho capito in tutti questi anni che Conte è di un'altra categoria, non posso giurare su quello che vuoi che ha detto questa cosa, e questa persona che è un grande addetto ai lavori. Ma in riferimento a quale concetto? In riferimento al concetto dell'allenatore, in riferimento al concetto degli allenatori che ha visto passare. Cioè, di quanto incide sulla squadra, intendi dire? In riferimento al concetto, probabilmente, che io sono sempre più convinto, ma lo ero, io ero convinto che l'Inter vincesse lo scudetto l'anno scorso, ok? Sono sempre più convinto che se ci fosse stato Conte l'Inter avrebbe oggi la seconda stella, anche se non c'è, tutti dicono ma non ci sono i mai, per me non ci devono essere i mai, però è una mia convinzione, certo, punto. Poi certo, magari mi sbaglio. Io sono convinto che un allenatore sa come si deve vincere, l'anno scorso avrebbe vinto. Da capire, vi convince il ritorno di Lukaku, Simone? Beh, emotivamente per l'Inter e per i suoi tifosi è un grande ritorno, quindi capisco tutto l'entusiasmo che abbia scatenato. Sarei in assoluta contraddizione con me stesso, visto quello che è successo con Pogba. Quindi io credo proprio che Lukaku sia nell'ambiente giusto. La riflessione di Massimo apre una serie di spunti interessanti, perché oggettivamente Lukaku sì, magari andrà anche bene, ma poi tenerlo non sarà così semplice dal punto di vista economico. Chiaro, io auguro... Inizi con un anno, poi vedi. Auguro loro che abbiano questo tipo di possibilità. Non credo che... Cioè, quello che è un po' cambiato per tutti, secondo me deve essere chiaro, è che le minusvalenze, qui non le vuole fare più fare nessuno. Anzi, nessuno se le può, scusami, più permettere. Però eh? Tu sei già al 2023-2024. Cioè, no, io ho detto che sulla luce di quello che ha detto Massimo, lo scenario è interessante... Perché comunque Lukaku porta entusiasmo, Lukaku andrà porta bene, voi. Poi lo devi riscattare, eh? No, cioè, aspetta, fermo. Lo ridai, te lo devi andare a riprendere. No, aspetta, se però la vuoi, volontà, sì. Allora, noi dobbiamo parlare ad oggi, la volontà ad oggi è Lukaku che vuole l'Inter. Ad oggi perché se no non si sarebbe neanche aperta la trattativa, credo. Che è come ci hanno fatto capire. Però scusa Riccardo, una cosa al volo. Io, questo ragazzo, no? Sta all'Inter grazie a Conte, finisce l'annata la seconda annata con lo scudetto, dice che il suo sogno era andare al Chelsea. Non passano 3-4 mesi, il suo sogno è tornare all'Inter. A me sembra che questo ragazzo sicuramente è un bravissimo giocatore, mi sembra che abbia le idee un pochino... Beh, magari si può sempre sbagliare nella vita, si può sempre sbagliare. No, ho capito, ma non è che sbagli due volte. No, io credo che una volta siano... che dici che il tuo sogno è andare al Chelsea e adesso dici che il tuo sogno è andare all'Inter. No, io credo non che lui so sia... Io. Sta... Non sia... lo so, lui... io se fossi anche un dirigente, insomma, avrei qualche dubbio. Guarda, io credo che... Sullo spessore. La cartina di tornasole ce l'ha detta l'avvocato il giorno delle firme. No, l'avvocato che si ha seguito in prima persona. Ce n'è uno solo, scusa. Sì, va bene. L'avvocato Sebastien Ledur, il giurisprudenziale l'avvocato che ha seguito ha seguito la trattativa durante la firma ha sostanzialmente ammesso che certe uscite di Lukaku andavano evitate, tipo quella famosa intervista di Natale. Quindi evidentemente qualcosa è stato anche multato per qualcosa a livello anche comunicativo da parte sua. È stato sbagliato e sicuramente è stata sbagliata la sua gestione nel tornare a Milano, perché bisogna, come lui è coerente su Pogba, bisogna essere anche coerenti che lui torna a Milano,
rilascia un'intervista alla, al canale tematico con dietro il Duomo, dicendo sono qua, sono a Milano, la mia città, la mia casa. E il giorno dopo telefona a Marotta e dice che vuole andare al Chelsea. Detto questo, però, ritornando al discorso del contratto, è chiaro che la volontà del giocatore conterà ed è chiaro che secondo me per il 2023-2024 non è escluso che ci possa essere un altro prestito, per esempio. Quindi questo andrà valutato. Io, se ci dovessimo trovare l'anno prossimo a parlare di questa cosa qui, vuol dire che lui ha fatto bene, che molto probabilmente... Tu scommetti su 30 gol di Lukaku l'anno prossimo? No, su 30 no, però su una squadra diversa sì, perché lui è anche un uomo che potrebbe aiutare a livello di spogliatoio. Eccoci qui, siamo di nuovo insieme. Federico, torno da te perché c'è da parlare del discorso difese in casa Inter. Intanto ti chiedo se Skriniar va o non va e a che punto siamo con Bremer. Allora, Skriniar intanto è da piano che si allena, aspetta di avere delle novità perché, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, lui un accordo col Paris Saint-Germain l'ha raggiunto, quindi lui ha già un accordo per il contratto nuovo. Chiaramente deve esserci l'accordo tra l'Inter e il Paris Saint-Germain. In questo momento c'è ancora un po' di distanza tra le parti, la sensazione comunque è che questa sarà una settimana decisiva. Il Paris quota 65 alzando un po' l'offerta, l'Inter dovrebbe fare un passo verso i francesi, insomma io credo che 65-70 milioni l'operazione si chiuda, è un sacrificio, però è l'unico giocatore che l'Inter ha in rosa che può portare quei soldi, ovviamente escludo Lautaro Martinez dal discorso ma perché lo ha fatto Marotta. Skriniar è in questo momento l'unico giocatore che l'Inter può cedere per avere i soldi che le servono, stando alle indicazioni della proprietà. E poi si andrà su Bremer, anche se l'Inter comunque Bremer lo prenderà in ogni caso. Bisogna capire solo a questo punto la formula, perché dai primi incontri ufficiali che ci sono stati con il Toro comunque ha fatto una valutazione di 40 milioni. 40 milioni... non è detto che debbano essere pagati tutti cash, non è detto che debbano essere pagati tutti in un'unica sessione di mercato, anzi stiamo vedendo che ormai è una prassi quella di dilazionare i pagamenti. Ci sarà sicuramente qualche contropartita, si lavora su dei giovani, insomma le operazioni vanno avanti. Io credo che in questa settimana, massimo nei prossimi 10 giorni, l'Inter avrà definito la situazione Skriniar e di conseguenza anche quella Bremer. Sai Francesco, il barometro in questi casi sono le amichevoli, anche queste estive, perché ovviamente non vai a rischiare neanche per 5 minuti un giocatore che, certo, che stai vendendo. Lì si capisce, infatti si è visto Zaniolo, dove la situazione è sicuramente più complessa. Però giustamente è vero, questa è una settimana decisiva per tanti giocatori. Se non li vedi in campo... anche in amichevoli potabili, vuol dire che sono sicuramente o venduti o sul mercato in anche maniera molto concreta. Anche se poi andremo avanti fino al primo settembre, quindi sicuramente tu parli delle amichevoli, quindi la presenza di un calciatore. Sì, adesso fai adesso, secondo me fai il mercato di sostanza, però poi se ti capita l'occasione... Però poi abbiamo sempre visto dei colpi dell'ultimo minuto. Sì, anche quest'anno è un po' diverso, il campionato inizia il 13 di agosto... diciamo che dopo il 13 di agosto andranno via gli insoddisfatti. Non l'ho forse, mai vista bene, cioè secondo me nel momento in cui inizia il campionato il mercato dal mio punto di vista dovrebbe essere chiuso. Sai che fra poco, ci saranno quattro giornate a cavallo di calcionato. Sai quando riprenderemo una delle prime schede che faremo sarà, lo dico con grande rispetto sempre, la squadra dei parametri zero che sono ancora sicuro sparso. Si potrebbe già fare adesso assolutamente, però, si potrebbe tranquillamente già fare adesso, secondo me sarebbe ancora più ricca. Massimo, è una vendita importante quella di Skriniar, la sensazione è che andando a sostituire con un giocatore come Bremer, tutto sommato l'Inter vada probabilmente a prendere, rispetto a una certa fascia di prezzo, il meglio che in questo momento c'è sul mercato per andarlo a sostituire. C'è sul mercato? Probabilmente sì. Io mesi fa dissi che il Toro avrebbe voluto 40 milioni, qui qualcuno diceva che invece ne bastavano 20 o 25. Ho vinto la scommessa, almeno in quello. So che anche se ha firmato quel contratto di... no, so che aveva firmato quel contratto. Ma le cose le sai perché tu, c'era Massimo, la promessa da parte di Ausilio al procuratore di Bremer
che avrebbe fatto di tutto per portarlo all'Inter. Io credo che l'Inter, se perde Skriniar e prende Bremer, in qualcosa perde, personalità perde, e io risottolineo ancora, attenzione, perché indossare una maglia del Toro e indossare quella dell'Inter è un'altra. È un giocatore questo che è bravo a marcare, un po' meno a uscire palla al piede, non lo so il grado di personalità. Skriniar, secondo me, nell'ultimo periodo aveva veramente acquisito una personalità importante, da grande giocatore, quindi non lo so quanto può guadagnare l'Inter o quanto può perdere, c'è un punto di domanda anche lì, secondo me. Il problema lo darà, il risultato lo darà il campo. No, ti spiego, aspetta. Quando arrivò Skriniar all'Inter, passò come l'ultimo buco da toppare la difesa. Però scusami Riccardo, sì. Io qui devo intervenire e dirti, Skriniar è stato 2 anni con Antonio Conte, attenzione, vabbè. Guarda Kulusevski cos'è diventato a passare dalla Juve al Tottenham con lui, sì. Guarda che i giocatori che stanno con un determinato tipo di allenatori crescono, sì, no, ma arrivano con altri allenatori che fanno fatica a farli crescere. No, perché certo, però Bremer è cresciuto con Juric tantissimo perché gioca in un certo modo, poi però lo step successivo è quello di crescere in una grande squadra. Un punto di domanda, io te lo dico, per me è Simone Inzaghi, non lo so se ha lo stesso spessore di Antonio a far crescere i giocatori, a far crescere i giocatori giovani, a fargli acquisire personalità, eccetera eccetera, non lo so. Non capisco perché avete questa posizione nei confronti di Antonio Conte. Sì, è stato bravo, abbiamo vinto. Allora, tu, però, se parli con me di Antonio Conte, non hai voce. Io Antonio Conte l'ho sempre difeso, tra virgolette, per quel poco che posso contare, anche il primo anno quando doveva scappare, eccetera. E di questo Massimo se lo ricorda. Io su Conte ho sempre seguito la mia linea, secondo me doveva rimanere 3-4 anni, 5, non l'avrei mai cambiato, e anzi ero uno dei pochi che diceva deve rimanere se l'Inter vuole vincere lo scudetto. Io non ho mai... Lo scorso anno però con Inzaghi giochiamo meglio, però non vincete. No, è un altro discorso, a parte che comunque non è che abbiamo fatto un anno che non abbiamo vinto nulla. Non avete vinto lo scudetto. Vabbè, ho capito. Stagione storica, ha detto il vostro presidente. Se il conta solo lo stagione scudetto, storica. Non giochiamo più la Coppa Italia, non giochiamo più la Supercoppa Italiana, non facciamo più i gironi di Champions, perché tanto conta vincere. Le vittorie, è vero, il peso specifico di uno scudetto perso è uno campionato contro il Milan, penso che insomma abbia... No. Però non è che, no, oddio, c'è da dire la verità, Conte aveva un modo di gioco perché aveva Lukaku che era straripante, ha fondato le sue basi su una difesa, su una ripartenza. Molte volte l'Inter di Inzaghi l'anno scorso ha fatto vedere un buon calcio. Scusa, che poi si sia arenato, questo lo dovremo capire dopo. Posso solo dire una cosa, perché Riccardo è una persona pacata, mi piace parlare con lui, però ti faccio solo un esempio. L'anno prima la Juve ha vinto le stesse cose vostre. Ed era un fallimento. No, ma il fallimento l'ha stabilito la tua società, non i tifosi. No. Anche quello che dicevate voi, Pirlo, l'avete massacrato perché avete detto che la Juve non può, giustamente o ingiustamente, non lo so, ma la parità, se guardiamo i risultati, quest'anno l'Inter ha vinto quello che ha vinto Pirlo l'anno prima. Però con Cristiano Ronaldo il peso specifico è diverso. Scusa, allora ti posso dire, però Simone, perdonami, ti posso dire, arriva Inzaghi e perdi Hakimi, Lukaku, Eriksen, Oriali, allora ti dico, anche lui ha delle attenuanti, no? Ma sì, ma stai dicendo che tu comunque hai vinto, però le tue vittorie valgono molto di più di una squadra che l'anno prima aveva vinto e non aveva... Secondo me le vittorie valgono le vittorie, scusami, poi se una società decide che la Coppa Italia e la Supercoppa è un fallimento... Non ci sono, perché se alleni l'Inter... devi vincere, se alleni il Milan devi vincere, se alleni la Juve devi vincere, cioè, però, ma si può anche non vincere, però bisogna mettere tutti sullo stesso parità, abbiamo criticato anche la Juventus che ha licenziato Pirlo per esempio, oppure si diceva tutti come mai abbiamo criticato la Juventus che ha preso Pirlo, come mai vinci lo scudetto esoneri Sarri,
Cioè è una critica che è stata fatta. Ragazzi, noi siamo arrivati in conclusione.